parte con una novità, Gold Italy 2018, la fiera autunnale della gioielleria, dell'oreficeria del Made in Italy. La novità è una piattaforma web all'interno della quale si può incrociare offerta e domanda, e quindi i buyers provenienti da tutti i paesi del mondo hanno già potuto osservare alcune produzioni e prendere appuntamenti mirati con i vari operatori. È la prima del settore di gioielleria al mondo, quindi l'espositore ha una password all'interno della quale, quando entra, avrà tutta la lista dei buyers in delegazione, e ogni buyers ha la propria caratteristica, cioè il prodotto che è interessato a acquistare, il fatturato, e quindi inizia a prendere gli appuntamenti. Il buyer riceve l'appuntamento e deve confermarlo. È molto intuitiva, è molto facile da usare, è un futuro importante per il gioiello, anche perché si ripete un po' l'internazionalizzazione, il concetto, che è molto importante, poiché purtroppo la domanda dell'interno è diminuita, le aziende devono per forza rivolgersi all'estero. Cosa vi aiuta e qual è secondo lei la novità più importante dal punto di vista proprio dell'incrocio della domanda e dell'offerta? La possibilità di scegliere, sia per noi produttori, sia per i compratori, chi incontrare. E questo fa la differenza, perché nelle fiere, come siamo abituati a pensarle noi, ci si presenta e si aspetta, però non c'è la possibilità di incrociarsi in questo modo. Salviamo tempo e salviamo trattative poi che non vadano o che vadano a buon fine. Quindi si evita di incontrarsi e poi non portare a casa il prodotto. Direi di sì, anche perché il cliente spesso dalla vetrina non capisce bene il prodotto. Il fatto che noi possiamo postare i nostri prodotti, anche più prodotti, è un modo per poter far sì che loro vedano direttamente i nostri campionari. Sì, certo.